Buongiorno a tutti e benvenuti all'Istituto Nervi. Vi presento in due parole gli indirizzi principali qui dell'Istituto. Sono due, il primo si chiama Costruzioni Ambiente Territorio, è uno degli indirizzi degli istituti tecnici e vuole sostituire quello che anticamente era l'indirizzo geometra. Il perito delle costruzioni ambiente territorio ha competenze nel campo dei materiali, delle macchine, dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, nell'impiego di strumenti di rilievo, nell'uso di mezzi informatici per la rappresentazione grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell'utilizzo ottimale delle risorse ambientali. Il secondo indirizzo presente in questo istituto si chiama grafica e comunicazione. Perito in grafica e comunicazione ha competenze specifiche nel campo della comunicazione interpersonale di massa, con particolare riferimento all'uso di tecnologie per produrla. Integra conoscenze di informatica di base e di strumenti hardware e software grafici e multimediali, di sistema di comunicazione in rete, di sistemi audiovisivi, fotografici e di stampa. Sono il professor Deiana. E sono un docente di disegno. In questo laboratorio i ragazzi utilizzano il disegno CAD per fare piccoli progetti edilizi architettonici. Il laboratorio è organizzato ad isole in modo tale che il professore dalla regia centrale può controllare il lavoro dei vari allievi. Sono Alice, frequento la quarta sperimentale dell'indirizzo per geometri. Sto eseguendo un progetto di ristrutturazione di un edificio rurale del comune di San Pietro Mosezzo, del quale abbiamo eseguito un rilievo a inizio anno scolastico e ora sto eseguendo appunto il mio progetto di ristrutturazione. Ciao, sono Giacomo e ci troviamo in aula CAD dove sto progettando una villa unifamiliare in cui troviamo un piano interrato dove possiamo trovare garage e cantine e un piano rialzato dove troviamo la zona giorno con cucina e soggiorno e un primo piano dove invece troviamo una zona notte con le camere. Sono Stefano e frequento la classe seconda B. In questo momento ci troviamo nel laboratorio di fisica. L'esperienza che andremo ad effettuare oggi riguarda la legge di Hooke, che consiste nella deformazione elastica dei materiali. Lo scopo è analizzare l'elasticità di una molla spirale e ricavarne la relazione forza-allungamento oppure costante elastica. Ci troviamo nel laboratorio prova materiali. Qui si eseguono le prove sui principali materiali da costruzione. Siamo orgogliosi di questo laboratorio, soprattutto se pensiamo che sono circa una ventina in tutta Italia i laboratori di questo tipo annessi ad istituti tecnici. Un ponte nuovo, pochi mesi di vita, è crollato miseramente. Vedete la sezione molto piccola? Non è in grado di reggere una torsione, non più una struttura di questo tipo, ma la struttura del cassone della sezione di un ponte, se voi notate, sono delle sezioni che hanno, questa è la sezione, a volte anche cava, ma che ha all'interno degli irrigidimenti e che evitano che un effetto torsionale la faccia collassare. Ricordatevi che cos'è importante, quello che voi avete studiato del momento di inerzia. Quando il momento di inerzia è piccolo si possono innescare e c'è maggiore facilità di rotazione ed ecco perché succedono cose come questa. Riteniamo che i nostri ragazzi debbano affacciarsi al mondo del lavoro fin da subito, fin da quando sono a scuola, perché possono sperimentare quello che poi sarà il lavoro nei cantieri o comunque in altre soluzioni lavorative.
In quest'area abbiamo particolarmente a cuore la questione della sicurezza, sicurezza nei cantieri e sul posto di lavoro. Pensiamo che sia importante che i ragazzi fin da subito acquisiscano una coscienza del problema relativo alla sicurezza nei cantieri, per evitare che poi nei cantieri e nei posti di lavoro succedano le disgrazie che purtroppo sono sui giornali tutti i giorni. Noi abbiamo una collaborazione molto stretta con la Scuola Edile di Novara e il CPT di Novara, oltre che con l'ASL, in particolare con lo SPRESE di Novara, per quanto riguarda la sicurezza nel mondo del lavoro. Durante il corso di studi gli studenti potranno partecipare anche ad attività extracurricolari, quali ad esempio l'alternanza scuola-lavoro con ditte, aziende, con aziende principalmente del territorio, uffici tecnici dei comuni piuttosto che privati che svolgono l'attività di geometro o di ingegneri, che mettono a disposizione i propri studi tecnici perché gli studenti possano fare proprio attività pratica come un vero e proprio praticantato. Sono l'insegnante di scienze, l'insegnante di scienze dell'Istituto Nervi, sono Trotti Edoarda. Siamo nel laboratorio, io e una delle mie classi seconde, la seconda C. Lo scopo della lezione di oggi è proprio quella di abituare i ragazzi a preparare direttamente un vetrino, di osservare al microscopio e in seconda battuta, utilizzando un preparato invece di tessuto vegetale piuttosto che animale, individuare la misura di una parte di questo tessuto. Ciao, sono Emanuele, una studente dell'Istituto Nervi e sono qui per raccontarvi la mia esperienza vissuta a Londra. Grazie alla Fondazione CRT e all'Istituto Nervi, questo progetto si chiama Master dei Talenti, nello specifico Surveyor in the World, ed è un'esperienza all'estero di 2 mesi che si divide in 2 parti. Una parte delle prime 2 settimane di corso di lingua e la parte successiva di un periodo di tirocinio lavorativo. Ci siamo dotati in istituto di questa macchina, che è uno strumento che serve a rilevare le temperature superficiali dei corpi, delle strutture. Perché un istituto di geometri si è dotato di uno strumento simile? È la necessità di conoscere i disperdimenti delle superfici per migliorare la resa termica degli edifici e delle costruzioni, individuare le perdite degli impianti, individuare le infiltrazioni d'acqua e le risalite capillari. Travi e pilastri, essendo in cemento, hanno conduttività termica maggiore e quindi lasciano dei segni particolari. Qui che cosa vediamo invece? Vediamo che questa zona blu, le zone blu sono le zone più fredde, è una zona di spigolo classica delle strutture murarie, in muratura piena. Vedo anche una cosa, che l'inquilino dell'ultimo piano ha fatto un isolamento interno della sua casa, perché è molto più uniforme e molto più scura rispetto alle altre. Il nostro istituto poi, nel rapportarsi con il territorio, tende a fare molti convegni, sia aperti agli studenti nostri dell'istituto, sia con operatori del settore, quali geometri, ingegneri, architetti e con aziende di primo ordine a livello italiano nel settore dell'edilizia, quali la ditta Volteco, quali la Fornace Masserano, oppure Mapei. O ci sono anche altre attività, quali la settimana topografica, che è un'attività curricolare, anche questa proposta in classe quarta, proprio perché gli studenti possano avere già delle competenze di base relative alla materia che possano consentire loro di utilizzare le strumentazioni necessarie per effettuare dei veri e propri rilievi sul territorio. Io sono la professoressa Cristina Milano, insegno chimica in questo istituto. Chimica finalizzata soprattutto allo studio delle proprietà della materia e quindi poi ad approfondire la conoscenza del comportamento dei vari materiali, soprattutto nell'ambito poi delle costruzioni, che sono di fondamentale importanza per i geometri. La maggior parte delle lezioni si svolge in classe, però poi nel laboratorio di chimica verranno eseguiti dei semplici esperimenti proprio per comprendere le caratteristiche dei materiali, il loro comportamento, le loro reazioni chimiche e le loro trasformazioni.
Ciao, sono Beatrice e frequento il quinto anno dell'Istituto Pierluigi Nervi di Novara. Ciao, sono Giacomo, sono un alunno dell'Istituto Nervi per Geometri di Novara, frequento il quarto anno. Ho scelto questa scuola perché fin da piccolissima amavo il disegno. Fin da quando vedevo mia mamma che disegnava per l'università di architettura. La mia materia preferita è il disegno. E il disegno anche perché ho scelto questa scuola appunto perché fin da piccolo mi è sempre piaciuto disegnare. Ho sempre voluto disegnare la mia casa perfetta. Le esperienze che ho fatto qui a scuola sono state esperienze importantissime e molto formative anche dal punto di vista personale. Questa scuola mi piace, non mi pento della scelta che ho fatto, assolutamente. L'Istituto Nervi è un valido istituto perché insegna un mestiere. I primi 2 anni sono leggeri. Col passare del tempo invece diventano un po' più pesanti perché le materie diventano più scientifiche e più approfondite. Il ricordo più bello è quando sono arrivata in prima e mi sono seduta subito accanto alla mia compagna di banco e da allora siamo diventate molto amiche. Ci sono giornate in cui si va a fare rilevazioni fotografiche al di fuori della scuola in alcuni paesi. La mia materia preferita è l'estimo. Mi sono innamorata di questa materia che prima non conoscevo quando sono arrivata in terza. Si fa un'esperienza con la scuola edile dove noi andiamo in un magazzino e costruiamo o dei piccoli muretti o ad esempio come quest'anno in quarta un tetto. Da grande sogno di fare l'architetto. E come AutoCAD usiamo anche altri programmi per impostare le tabelle e i dati che noi ricaviamo comunque perché ad esempio andiamo a fare i rilievi topografici, quindi acquisiamo dei dati e poi dobbiamo trascriverli e li trascriviamo appunto con Excel nel computer. Quest'anno è l'ultimo anno, sono in quinta e il legame che si è creato con i miei compagni in qualche modo so che durerà anche al di fuori della scuola, però ovviamente si sente che ci stiamo avvicinando alla fine. Da grande, anche se ho scelto la scuola per geometra, vorrei fare l'ingegnere informatico. Ho scoperto la passione per il computer e non voglio assolutamente tradirla, quindi penso proprio che andrò a fare ingegneria informatica. Quindi ritengo che la mia preparazione sia sufficientemente valida per affrontare poi il mondo del lavoro. Qui ho vissuto tante emozioni. Questa è la mia scuola. Dai un'opportunità al tuo futuro. Scegli l'Istituto Nervi.